Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo in compagnia di Rossella Coarelli, pedagogista, bibliotecaria in pensione e volontaria per amore. Non una poetessa, dunque, ma una persona che ha a che fare con la parola scritta e declamata, soprattutto in grata. Ciao Rossella, come stai? Ciao Luisa, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui e di parlare con voi di questa nostra esperienza di Grazie, volontariato. grazie, grazie a te per esserci. Da vari anni sei, anzi collabori, con il gruppo carcere Mario Cuminetti a Bollate e organizzi settimanalmente attività culturali nella biblioteca del carcere, la cui attività ordinaria è diretta da un volontario di Cuminetti e da volontari detenuti. Cosa accade in questi vostri incontri che hanno a che fare soprattutto con la poesia e chi sono generalmente gli ospiti? Sì, beh, come hai appena detto, siamo un gruppo di volontari che operano nel carcere e che si sono posti questo obiettivo di incontrare le persone detenute settimanalmente, offrendo loro uno spazio culturale che viene occupato appunto nella biblioteca centrale, che è diretta da un volontario storico. E che è Renato Mele, che ha fondato e messo in piedi la biblioteca stessa. E poi c'è Daniela Scarcella, c'è Karine Ueri, Sandro Aranci e l'amico Lele Lomazzi. E insieme lavoriamo per organizzare un calendario annuale e ospitiamo persone che si offrono di venirci a trovare, che lavorano e operano negli ambiti più diversi. In questo modo creiamo dei ponti che possiamo considerare dei veri e propri ponti d'oro, come si dice, perché creiamo una comunicazione, un legame, un rapporto che a volte cresce felicemente tra chi vive fuori delle mura, nella società civile e chi invece è momentaneamente appartato all'interno delle mura. Gli ospiti appunto possono essere dei docenti universitari, possono essere delle associazioni, delle scuole, scrittori, molto spesso scrittori. Abbiamo avuto filosofi come Laura Boella, Pettoello, ancora Franca D'Agostini che ci ha portato il tema trattato a lungo della logica e della verità, della logica e della ragione. E abbiamo avuto scrittori come Marco Balzano, Biondillo, giornalisti come Schiavon, Il Resto del Carlino, Lorenzo Viganò, che è il curatore di tutte le opere di Buzzati, e ancora Cecco Bellosi come rappresentante, diciamo, del mondo delle comunità che accolgono i detenuti che escono dal carcere, Sì. ancora produttore, insomma, abbiamo tantissime opere, abbiamo Sì. E avuto centinaia di ospiti. immagino, immagino Avremo. perché la vostra attività è davvero incredibile e accade ogni settimana. E ogni settimana quindi c'è anche molto spazio per la poesia. Mi pare di aver capito che dentro a questa realtà la voglia di scrivere in versi viene quasi spontanea, ecco, da quello che ho potuto vedere e ascoltare, soprattutto quando ci siamo messi in dialogo con loro. Tu, come pedagogista, sei uscita 3 anni fa con questo libro che è Umanità Ingrata. Si potrebbe considerare un saggio questo tuo libro? Sì, questo è un saggio scritto insieme con due docenti universitarie. Io ho trattato appunto il tema del carcere, soffermandomi sul potere catartico, il potere liberatorio, terapeutico, benefico
della scrittura e in particolare della poesia, Certo. perché sono fermamente convinta che tutto quello che è desiderato, immaginato, penso, in un ambiente come il carcere e che quindi è quasi sempre difficile o impossibile da realizzare, trova nella poesia un canale che consente appunto di rintracciare le emozioni. Dobbiamo pensare che siamo in un ambiente in cui molto spesso, mi viene detto da queste persone, le emozioni vengono tenute a bada perché sono emozioni dolorose spesso. Certo. Quindi in questo modo le emozioni invece vengono alla luce, si liberano, il pensato diventa e anche la sofferenza delle sensazioni fisiche diventano sopportabili. Quindi la poesia è Certo, so qualcosa di nuovo. sofferenza, mi permetto di dire sofferenza, ma non solo, perché la poesia non nasce comunque solo da, diciamo, questioni legate alla sofferenza, ma anche da riflessioni, da emozioni, da una visione, no? Dal cogliere un accadimento come per esempio mangiare una mela, che ti sembra poi possa diventare anche un accadimento poetico. Io volevo leggere queste Certo. due righe di introduzione appunto al vostro saggio, perché mi sembra che racchiudano un po' tutta l'essenza di quello che voi avete proposto, anche basandovi ovviamente sulla vostra attività. Umanità dentro, umanità ristretta, umanità dietro le sbarre, umanità ingrata. Sono alcune delle espressioni ricorrenti negli studi, nelle narrazioni, nelle poesie che evocano in modo intenso il mondo del carcere, adottate da interlocutori dentro e fuori, e che segnalano l'esperienza di accostamento ad una realtà spesso sconosciuta ai molti, ma che una volta incontrata non lascia indifferenti. Questo credo sia poi il cuore di quello che volete, volevate e volevamo dire magari anche con questa puntata. Io però, Rossella, Certo. ti chiederei di leggere, se ti va, un paio di poesie di persone che tu hai avuto modo di conoscere che hanno transitato da quelle parti, diciamo così. Non diremo il nome e cognome, magari Non diremo solo diremo il i nome. nomi. Sì, non diremo i nomi, beh, di poesie ce ne sono tante, naturalmente posso dare qualche piccolo Sì. saggio breve, per esempio, queste sono persone che non sappiamo, diciamo, di cui non sappiamo i nomi. E non sappiamo se sono dove sono, speriamo che siano fuori delle mura. Questa magari l'8 marzo, Sì. cantami il canto del gorgoglioso capezzolo, del siero, del caldo tuo seno che è il richiamo del nettare primo. Cantami il suono della tua voce e di questo cordone reciso che sempre ci unisce. Cantami il canto di chi non vedevi e nel tuo cuore già aveva dimora. Madre bambina, madre guida, madre donna, donna lode e poesia. Wow, veramente interessante, grazie. Ne hai un'altra da farci Un'altra ascoltare? brevissima che fa, secondo me, lascia intravedere l'ironia di cui parlavamo ieri e di cui. Tema che, diciamo, per cui ti ringrazio per aver portato una riflessione tra loro, tra i presenti. Questa si chiama Concerto. Le chiavi, stridono i cancelli, tuonano i blindati sbattuti. Coro di ciao, buonasera, buonanotte, 5 minuti, 25 celle, tutto finito. Stupenda, veramente, grazie. Ha raccontato in pochissimi versi quello che è probabilmente la quotidianità. Allora vorrei leggere questa che mi hai dato ieri e che vorrei riproporre, insomma. È di un ospite, ovviamente. Da 20 anni abito nel cubo. Questo è il mio sgabello, questo è il mio letto.
Alle pareti appeso con ordine maniacale il resto della mia vita. Da 20 anni conosco ogni crepa del muro e del mio cuore. Ho paura di quello che troverò fuori, fuori dal mio cubo di cemento. Da 20 anni parlo alla luna e alle stelle, nei lunghi silenzi delle notti, cercando di far evadere il dolore. Da 20 anni penso al giorno che sarò libero. Allora avrò bisogno di altri 20 anni per abituarmi a vivere. Vero. Grazie, veramente grazie, grazie di cuore Rossella per aver condiviso con me questa opportunità. Grazie a Buona. voi, grazie a te e per quello che ci hai portato ieri, per l'entusiasmo che hai suscitato, per il subbuglio che hai suscitato così in positivo. Sei stata molto apprezzata, ti ringrazio a nome di tutto il gruppo. E, ecco, volevo solo dire che le parole che hai letto di Umanità Ingrata sono state scritte da Marisa Musaio, che è appunto la Certo, docente, certo. della Cattolica. Grazie, grazie Grazie, grazie davvero ancora Rossella, per questa grazie per il opportunità. vostro lavoro e torneremo presto a trovarvi. Saremo felici di avervi ancora. Ciao Luisa e grazie Grazie, ancora. ciao e noi ci vediamo ad una prossima puntata di Poetando, sempre su Rete 55 il martedì alle 20. Ciao, buona serata.